Buongiorno carissimi amici, eccoci qua, amici di Canto all'Opera del canale Escobar Tenore di YouTube. E oggi arriviamo alla puntata numero 25, un numero simbolico e bellissimo. Oggi andiamo in una città meravigliosa, ve l'anticipo subito, andiamo a Mantova e andremo a fare una relazione con un libro e con una storia bellissima. Il libro di cui stiamo parlando è Le Roi s'amuse di Victor Hugo, il quale per la censura austriaca è stato ambientato da Giuseppe Verdi e il suo librettista Francesco Maria Piave a Mantova, proprio approfittando del fatto che il casato dei Gonzaga in quel momento era già finito, così di poter raggirare il divieto di poter far menzioni nobiliari dentro a questo racconto. In questo modo il re di Francia del romanzo di Victor Hugo divenne il duca di Mantova e Triboulet è diventato Rigoletto. Visto che andiamo a parlare di Rigoletto, giusto, il duca di Mantova, dobbiamo ambientarlo a Mantova. E per parlare di Mantova andiamo in un luogo veramente spettacolare. Stiamo parlando di Palazzo Te. È stato costruito tra il 1524 e il 1534 su commissione di Federico II Gonzaga. È l'opera più celebre dell'architetto Giulio Romano, il quale ha anche affrescato le principali sale del palazzo. È stato il più brillante allievo di Raffaello. Faccio un elenco veloce di queste sale meravigliose di Palazzo Te. La Sala dei Giganti, nella quale viene raffigurata la battaglia tra i giganti che tentano di salire all'Olimpo. La Sala dei Cavalli, con i ritratti a grandezza naturale dei sei destrieri preferiti dei Gonzaga. La Sala d'Amore e Psiche. Ogni parete raffigura lussuriosa la mitologica storia di Psiche e la sala da pranzo del duca. La Sala delle Aquile, la camera da letto del duca, con l'affresco della caduta di Fetonte dal carro del sole. Ci sono presenti anche altri artisti nell'affrescare questo meraviglioso palazzo, come Mantegna e Francesco Primaticcio, che è stato allievo di Romano. Mantova è patrimonio dell'UNESCO dal 2008, assieme a Sabbioneta, riconosciute come due tra i principali centri rinascimentali italiani. Esistono due teatri meravigliosi a Mantova: il Teatro Scientifico di Babbiena, che è stato realizzato giustamente da Antonio Galli da Babbiena nel 1769, e l'altro è il Teatro Sociale, inaugurato nel 1822 e realizzato da Luigi Canonica. Questo teatro è ancora una proprietà privata dei palchettisti. Allora, a questo meraviglioso teatro, al Sociale, voglio abbinare l'aria che ci mancava nel nostro percorso, cioè la cavatina del duca di Mantova. Questa o quella. La troviamo subito all'inizio dell'opera e in quest'aria il duca dimostra in realtà quello che è quest'uomo libertino che vuole accaparrarsi tutte le donne del suo ducato e comincia in mezzo a una festa
dentro al palazzo dicendo questa o quella per me pari sono a quant'altre. È un'aria abbastanza corta che ha come difficoltà solo questo verve proprio da libertino. Ritmicamente deve essere tenuta sempre molto frizzante, senza mai dimenticare la linea e l'eleganza, perché comunque stiamo parlando del Duca di Mantova. Nient'altro, vi lascio con questa meravigliosa aria, questa o quella del Rigoletto di Verdi. Una qualche verità.